Ragazzi, la tonnellata del giorno, eccola qua. Poi dice che deve fare il libro delle arricate. Guardate un po' cosa ha combinato. Ha rovesciato la caffettiera, ragazzi. Onore! Vabbè, ne rifacciamo un'altra, dai, di Sì, caffè. per forza, se lo vuoi. Ok, ragazzi, forse riesce a partire. Un'ora per svuotare e caricare due furgoni, non vi dico. L'acqua che scende come un piscetto. Dai, andiamo verso i Picos. No, ragazzi, guardate un po' cosa ha portato il Silvio. Adesso siamo sul video, su YouTube, ci sta filmando Pure le mentre ci siamo radioline, raga. alle Vamos. spiazzate. Grazie per la dritta, così mi censuro, no? Lasciamo lì Janes. Adesso guido, raga, se no. Ragazzi, abbiamo fatto 1 chilometro, siamo già fermi, sosta pappa. Dobbiamo fare la spesa. Ok, la spesa l'abbiamo fatta e adesso andiamo in mezzo alle nuvole. Esatto. Doveva essere bello, Doveva vediamo. essere bello, ma non mi sembra bello. No. Vabbè, adesso facciamo un po' di autostrada qua. Dai che siamo ritornati nella natura. Non ci siamo mai usciti veramente. Non è che ieri eravamo chissà Beh, dove. sì, Nella infatti. giungla mi hai portato, nella giungla. Siamo a Merè. Ma sta a casa, Anto? Ma che cavacca? Ci avrà 1000 anni. Eccole qua le costruzioni, come si chiamano? Guardate, qua Oreos. tenevano il grano, boh, cos'è che hanno? Sì, tenevano, penso, la roba degli animali per mangiare, il grano. No, ho detto Oreos. il grano perché erano rialzate in modo che gli animali non Non potessero potessero salire. rubare, Eccone qua un'altra. andassero a rubare. Arena de Cabrales, 11 km. La Maeda artesana. Andiamo a vedere questa vista panoramica. Wow, le nuvole non ci abbandonano mai, purtroppo. Bello selvaggio qua, eh. Guardate che meraviglia, che strada, che posti, che verde. Ci abbandonano, Vuole. niente da fare. Fare in curva, iniziano i dossi. Ruta del formaggio del Sidro, tanto c'era. Porca vacca. Guardate che picos. Picos d'Europas. Come svettano tra le nuvole. Qui siamo, Anto? Arena di Qui Cabrales. siamo a Arenas de Cabrales. Svolta a Ma che destra e case? prendi AS264. Stai zitto! Svolta a destra, Venta de Cheso. Funicolar de Bulnes. Mi sa che andiamo a Bulnes noi adesso, Anto. Ah, con la funicolare. Ma poi se vuoi Continua su prendi. AS264 per 6 km. Ragazzi, guardate un po' che bello. Thank you.
fatto il volo con il drone. Che posto! Wow! Ma potresti dormire? Hai voglia, ma sì, penso che troviamo. Sì, anche senza andare in campeggio. Se hai voglia di dormire qua, per dire. Hai voglia, perché basta la sera. Meno macchine dovevamo ieri. Oh, allora, sì. Guarda lì. Che spettacolo sotto lì. Sarebbe bello se diventasse bello. Watching della Madonna. Guardate un po' i Picos. Guardate i Picos. Wow. Che gargantua, che gargantua. Che figata. Guarda che roba. Va il ponte. No. No, non può no, c'è una diga questa sarà. Sì, una piccola, una specie di. Wow, guardate l'arco là in mezzo alla montagna. Figata. Guardate che bello. Con due guardiani dei Picos. Guardate il Poncebo, eccolo qua. Penso che qua sia un posto per fare le camminate. Spettacolare, non ho capito dove stiamo andando, va bene. Dobbiamo andare a Bolnes che c'è la funicolare. Giù c'era un casino, ma non mi sembra che fosse la funicolare. Adesso vediamo, mi dice 4 km e mezzo. Che posto, ragazzi. Ragazzi, abbiamo trovato un posto bellino per mangiare, guardate un po', c'è una casetta qua, wow, bello, i nostri amici, dobbiamo trovare un punto più dritto però, e guarda com'è storto, dobbiamo addrizzarlo. Allora, Anto ha detto che qua c'è un fiumiciattolo, adesso io e Silvio andiamo giù e dobbiamo pescare. La vedo dura, raga, che io pesco. La vedo dura che vado giù a pescare lì, Anto. Moriremo di fame se vado giù a pescare lì. No, adesso lì. Te, Silvio, con le mani andate una? Giù a pescare. Trota, no? Una trota? Ma a parte che non mi piacciono. Anche a me, se non sono salmonata. I pesci della lago, la prendete salmonata, prima glielo chiedete. Anto, vada via i chap. Cosa mangiamo di buono? Devi indovina dove siamo, all'apparcamento del cementerio. Vale, ecco, i migliori posti sono vicino al cimitero, ragazzi. Ma ragazzi, quanti geppetti! No, no, quelli non sono. Guarda Parco. Che cosa vuoi? Cosa mangiamo di buono? Sto guardando gli uccelli, che qui vedo solo quelli che volano, cazzo. No, questi, guarda, non sono. Ragazzi, è pieno di non lo so cosa sono. L'Antonella dice geppetti. Sono gli avvoltoi, sì, è pieno qua. Allora, Silvio, com'è andata la guida? Bene, bene. Per la prima strada un po' così, primo niente. Tornante, bene. Ok. Non mi hai maledetto, no? Per adesso no, ancora. Oh, ragazzi, adesso c'ho pure gli aiutanti per cucinare, guardate qua. Io non faccio niente, anzi, io faccio il videomaker e loro fanno la pappa. Antonella ha già pestato la cacca di mucca. Dov'è? Non la vedo, deve essere qua. E Anto? Porta fortuna.
Adesso proviamo la bistecchina che ho preso stamattina, sì, che sembrava bella a vedersi, vediamo se è anche buona a mangiarsi. Insalatina e stiamo leggerini. Ok ragazzi, ripartiamo per nuove avventure. E altro? Sì. Partiamo per nuove avventure. Ma che accesa? Tra mosche e beguri. Mamma mia. Stiamo andando verso la fine della strada che trasmiso. Chielve l'abbiamo già passata. Ma non l'abbiamo vista. Registra, amico. Sto registrando. Guarda che spettacolo lì. Spettacolare, eh? E questa da dove arriva? Ad esempio potresti dormire. Sì. Guarda. Cioè ragazzi, guardate che strada. Ma che strada è? Spettacolo della natura. Altro posto da urlo, raga. Ci voleva un bel laghetto qua. Per tuffarci, Anto? Sì. Un laghettino, tac, bagnetto. Madonna! Ma dov'è qua che siamo venuti a mangiare con la moto? Siamo a Sotres, famosissima in tutta la Spagna. Vai ragazzi, abbiamo trovato anche il posteggio, ci sono un mucchio di posteggi, pieno di moto questo posto. E di mosche. Per quella strada lì. Come si chiama il paesino, Anto, qua? Sotres. 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 Vamos a ver se vanno un caffècito qui. Saranno non capaci di fare un caffè. Non lo hacen. Come non lo hacen? No, no. Un paesino assurdo. Dentro c'era questo bar, tipo dove lavora mia sorella praticamente, tipo Atli. Tipo A, sì. Ci porta un boccadillo, ma dice, ma è grosso. Mi fa, oh. Sì, perché in effetti fido. Gigante era. Non sono riuscito a finire tutto. Per la felicità dell'Antonella, una bella salitina. Vieni qua. No, non mi fila. Non mi fili, cavallo. Tanta tensione, pericolo di morte, mi sembra eccessivo. Però no, te l'ho detto una volta. Questa potrebbe, ma no, ma non è la stessa di prima. È quella di prima. Non lo so cos'è. Sì, perché c'era. Oh, ragazzi, una bella doccina ci stava, perché oggi abbiamo sudato. Guardate un po' come è venuto qua, come si è venuto fuori. C'era bello, guardate come è diventato il tempo. Sto tartagliando un po', perché ci sono,
Sono ossessionato dalle mosche, abbiamo il camper pieno di mosche, saranno almeno 50 e non riesco a liberarne, ne ammazzo 3, 4 e poi, cioè, cosa ammazzo? C'è pieno, la parte del letto non vi dico cosa c'è su, allucinante. Vabbè, Donatella stasera ha fatto la matriciana, adesso fra un po' mangiamo e dormiamo qua ragazzi. Perché qua è un parco naturale, è un parco nazionale, io ho trovato un posto qua sopra, ho tirato giù la moto, sono andato a vedere, a 2 chilometri c'era un posto spettacolare, ma però mi hanno detto che è parco nazionale, magari arrivano i ranger e allora ci cacciano, allora dormiamo qua. Ok ragazzi, stasera siamo ospiti, finalmente ospiti, guardate che bel camperino nuovo. Oh, magari domani. Oh ragazzi, domani possiamo fare un camper tour, da far vedere il vostro summit come è fatto. Ok. Va bene, allora abbiamo qua il vino bianco per festeggiare il nuovo camper. Cava, siamo in Spagna. E questo è spagnolo, spumante spagnolo. Cava. Vai a vedere l'etichetta, scusa i nostri amici. Anna di Codorniu. Ok, ho anche portato i miei bicchieri di cristallo, scusate se è poco, non vorrei dire. Siamo partiti su macchina da tutte le parti. Cos'è? Cioè, no, niente. Siamo praticamente circondati. Vabbè. Ma non vanno fuori dalle balle questo. Non fare di no, porca miseria. Non fare così. Pronti ragazzi? Pronti. Oh! Vai, inauguriamo il camperozzo numero uno. Ah sì, era perché spiega ai nostri amici com'è la storia del camper. Allora, loro hanno ordinato l'anno scorso un altro camper che è il, come si chiama? Il Postle 2 Winair. E arriverà praticamente, doveva essere già qua, dovevano essere già in giro col camper insieme a noi, invece arriverà, se tutto va bene, a settembre, magari anche fine di agosto, cioè arriverà a novembre, dicembre, però quando ti dicono così è per quello. E aspetta, allora nel frattempo ne hanno comprato un altro che anche quello è arrivato con un bel 2-3 settimane di ritardo, era pronta consegna, notare, meno male che era pronta consegna. E vabbè, c'è stato un po' di casino, di malintesi. Facciamo i nomi dei concessionari. Concessionario, siamo bravi. Che è andata bene alla fine, ci hanno raggiunto ieri dopo aver fatto 3 giorni di viaggio da Milano. E finalmente adesso stiamo inaugurando il camper bis, 1 bis. E poi a settembre, ottobre, novembre. Si beve sarà, ancora. Esatto, inaugureremo il camper. Si beve un altro champagnino. Il camper, 22 il camper mesi ufficiale. Infatti, champagne, infatti. Però vabbè, anche questo va bene, dai, è molto bello anche questo. Chiudo. È velocità scheda SD ridotta. Ma cos'è che sta facendo questo stronzo? Dai, che non è che può continuare. Guardate ragazzi che matriciana mi ha fatto la Donatella. Wow, grazie. Anche il pecorino mi metto. Pecorino originale, non è spagnolo. No, questo è brava. Pecorino. Vamos, buon appetito ragazzi. Buon appetito. Buona. Ragazzi, buongiorno. Altro giorno. Oggi ci spostiamo a Covadonga. Sempre nei Picos d'Europa. Quando tutta la carovana è pronta, Anto come sei messa? Devo mettere le scarpe. Gli altri di là come sono messi? Penso che siamo quasi listi. Ok. Allora si riparte. Oggi è bello, eh? Sì. Almeno. Sì. Oggi è così per ora. Sì, prima non c'era neanche una nuvola, già stanno arrivando, ragazzi. Qui è un po' sempre così. Va bene, vamos.